No, non può entrare, è chiuso. No, il cartello non conta. Stiamo già chiudendo, vede? Abbiamo già messo via tutta la merce. Vuole entrare lo stesso? Però ci dobbiamo sbrigare, eh? Mezz'ora. 20 minuti. Sì, ma non possiamo usare tutti e 20 i minuti per star dietro al suo acquisto. Devo fare la cassa. E insomma, mi dica, cosa stava cercando? Una maglietta. No, è venuta nel posto giusto. Abbiamo tantissime magliette. Di che colore la cercavo? La mia, le piace? Questa qui nello studio Ghibli. Lei è un po' bassa. Guardi, io porto una S, ma non so lei. E comunque, no, comunque non ce l'ho. E no, in effetti questa è l'ultima. Come dice? Perché gliel'ho proposta? No, così volevo sapere se le piacesse. Infatti, credo di aver avuto un ottimo gusto nella scelta. Insomma, innanzitutto partiamo dalla taglia, quindi lei dovrebbe essere una M. Sembra. No, vabbè, se lo dice lei. Vediamo un po'. Le posso far vedere, ecco, questa. Queste sono tutte maglie di Pampling, ma le trova ovviamente anche sul sito e non c'è bisogno che le compri qui da noi. Eh sì, anche sul sito ci sono i saldi. E tra l'altro, se utilizza il codice Elfetti, ottiene addirittura un 15% di sconto in più. È proprio sicura di voler comprare ancora qui? Non sarebbe più comodo online? Vuole vederle qui per poi comprarle online? Cioè, scusi, lei mi vuole far perdere tempo? Ah, 20 minuti dalla chiusura. Non riesco onestamente a capire se lei stia cercando di prendere. Il cliente ha sempre ragione, certo. Comunque, ecco qui la prima maglia. Abbiamo una sirena che incontra un unicorno e gli dice I believe in you e lui dice la stessa cosa a lei. Questa è una delle mie preferite. Blu, navi. Si è spiegata tutta, le abbiamo stirate. Vabbè, gliene faccio vedere un'altra. Questa è davvero molto graziosa e spiritosa. Un gattino di Schrödinger, tra l'altro mi sembra una buona idea. Poi con questo giallo sul nero che spicca e tutti questi gattini. Lei non sa cosa sia il paradosso di Schrödinger. Allora,
passiamo a un umorismo un po' più spicciolo. No, no, si figuri, non volevo offenderla. Però lei mi dice che non conosce il paradosso di Schrödinger. Insomma, capisco che ci attestiamo su un livello culturale bassino. Il liceo l'ho fatto, sì. No, no, per carità, non sono affari miei. Allora, vediamo un po' questa, forse. Questa. Questa dovrebbe capirla. E non sto guardando allo specchio dietro di lei. E dovrebbe guardarlo anche lei perché solo allo specchio ci si può rendere conto di come ci stia una maglia indosso. A me questa piace molto. È la maglietta. Purtroppo solo in questo negozio non funziona, infatti può andare tranquillamente in un altro negozio. Ce ne sono vari, anche se a quest'ora credo che siano tutti chiusi nel centro commerciale o comunque stiano per chiudere. Quindi forse starebbe meglio a casa. Sarebbe stato meglio starsene a casa con l'aria condizionata, spaparanzata sul divano, a godersi un po' il fresco. Ah, l'aria condizionata inquina. E scusi, lei com'è venuta qui? Con la macchina. Quindi. Ma sì, ma insomma, ma vada al mare, ma cosa fa qui? Ma compri online? Glielo ripeto, c'è lo sconto. Ok, allora le faccio vedere gli ultimi due modelli. Basta, ne abbiamo ancora tanti altri, ma insomma, mi pare che non sia il caso di tirar giù tutto il negozio per un acquisto così all'ultimo momento, che tra l'altro mi ha detto anche di non voler fare. Le piace questo cappello? Sì, ho uno sconto un po' più alto come dipendente del negozio. In realtà posso prendere quello che voglio e anche non pagarlo. Quindi no, questo cappello non è più disponibile, mi dispiace. Però posso farle vedere appunto. Queste sono tutte taglio da donna, però abbiamo anche le maglie con il taglio unisex. E forse per la sua corporatura potrebbero andare bene. Ma adesso un po' più comode, insomma. Hai a dieta? E allora le compri quando finisce la dieta? Sì, certo, no, non si preoccupi. Sì.
anche lo scontrino di cortesia, certo. Però non oggi, ovviamente. Guardi, io la inviterei a tornare domani. Domani c'è la mia collega. E no, io vado in ferie. Sì, vado in ferie, vado in vacanza, anche perché appunto con questo caldo qui non si resiste. Quindi potrebbe tornare domani, spiega a lei tutto quanto. Come si chiama la mia collega? Elisa. Sì. Non arrivi proprio in chiusura, magari. Oppure sì, tanto chi se ne importa. Comunque, ecco qui. Questo cappello forse è un po' ingombrante. Beh, l'ananas e la pizza. E l'ananas dice: provare lo stesso. Guardi, è un S pure questa, purtroppo. Che dobbiamo fare? Ma se va sul sito, ci sono tutte le taglie. Anche la taglia large, certo. Sì, certamente. Quindi abbiamo risolto. Che ho qui. Scusi, mi levo un attimo il cappello perché. L'ultima che ho qui, dicevo, è a tema Disney. Il Re Leone, l'ho visto. È tra l'altro in uscita proprio in questi giorni al cinema. Il remake. Santo cielo, ma lei è proprio ignorante, mi scusi se glielo dico, no, ma ignorante nel senso che ignora. Non ricorda la scena. Vabbè, quindi eliminiamo anche questa. Niente, abbiamo finito le maglie, la devo salutare perché. Vista, come ho fatto a vederla? Questa l'avevo conservata per me. Dice? A che ora mi sveglio la mattina? E purtroppo per venire a lavorare mi sveglio presto. Lei invece? Ah, lei non lavora. Ah, mi fa piacere. È ricca di suo. Le ore piccole. E come mai, se posso chiedere? Va a fare baldoria. Vado a ubriacarsi con gli amici. No. Come? ASG?
detto, ci sono i saldi. È praticamente molto al di sotto del suo valore. Non la prenda sul personale, io sono molto schietta. È che, non so, mi sembra che lei non riesca ad apprezzare appieno il valore. Sarà reso conto. Comunque, per disdetta, purtroppo non abbiamo la M qui in negozio. Gliela dovrei cercare giù in magazzino, ma mancano 2 minuti alla chiusura, quindi assumere personale migliore. Cosa intende, scusi? Migliore di me? La vedo dura, io sono una commessa molto esperta. Faccio questo lavoro da poco, ma sento molto portata. È solo che appunto sono abituata a trattare con una clientela di un certo livello. E soprattutto in centri commerciali dotati di climatizzazione e con meno rumore. Quindi, niente di fatto. Ripiego la maglia, me la prendo io e la saluto. Arrivederla, è stato un piacere. Grazie, grazie. Bye bye. Che gente. Veramente inopportuna. Date fastidio ai commessi coi saldi. Siete così? Perché se siete così,